Buonasera a tutti, ancora un ben ritrovati con Podismo Atletica insieme a... Moreno Sinatti. Allora... E te il nome l'avevi detto? Sì, non importa, vabbè. E qui intanto vedete le prime avvisaglie per quanto riguarda l'ecocorsa di Montedoglio, quindi del lago di Montedoglio, una manifestazione che oramai si ripete da alcuni anni. Insomma, decimo anno mi sembra, la decima edizione, sempre una gara che... piace tantissimo, è un percorso un po' diverso da altri percorsi, quasi tutto immerso nella natura, quindi percorso bello, anche se era una mattinata abbastanza fresca. Qui si vedono in canottiera, però c'è qualcuno che dice maniche lunghe guanti, sì, sì. E anche me, anche io. Ecco, diciamo che è una gara molto partecipata, effettivamente tanti concorrenti, insomma oltre 300, quasi 50 atleti giunti al traguardo, insomma, quindi di questi tempi, considerando anche le concomitanze, sì, con il Giro dell'Umbria, che sicuramente ha portato via qualche atleta, l'ha portato via, quindi essendo abbastanza vicino come la qualità, però ecco, è sempre richiamato un sacco di gente. Eh sì, no, effettivamente qui anche il livello anche della gara, direi tutto sommato molto buono, sia in campo maschile che in quello femminile. Sì, sia la parte degli assoluti che di categoria, quindi c'erano proprio anche nelle varie categorie, c'erano insomma atleti discreti. Ecco, il primo tratto, Moreno, un percorso direi tutto sommato pianeggiante, poi questi saliscendi che un pochino hanno dato poi vitalità alla competizione. Sì, dopo il terzo chilometro diciamo inizia la gara vera, insomma quella che conduce su al culmine della salita, e che dopo c'è la discesa, però rispiana, risale. Il percorso è abbastanza impegnativo, faticoso se fai la gara, se no se vai per andare a spasso è tutta un'altra cosa. E poi ricordiamo che la manifestazione era anche il ricordo del Memorial a Jacopo Tognalini, quindi uno degli organizzatori di questa manifestazione, insieme anche a Farinelli e tutto lo staff, diciamo lì della parte di Gragnano, la parte del prologo, esatto, di Gragnano, sì, che si sono diciamo adoperati per cercare di realizzare questa manifestazione, che tutti gli anni oramai acquisisce tanti tanti concorrenti, insomma, ecco, da tutte le parti. E qui si vede proprio la presenza anche vari colori di varie società sportive che hanno voluto prendere, sì, parte a questa competizione. Hanno partecipato anche atleti della Romagna. Ecco, vediamo adesso Righini Soletto con la maglia gialla, che lui viene da... Accompagnava la moglie, che mi sembra ha vinto ha vinto, sì, Righini, sì. Soletto, insomma, anche lui comincia ad avere una certa età, e però ancora partecipa. Ecco, qui come vedete abbiamo fatto una carrellata proprio a scorrimento un po' di tutti i partecipanti, che ovviamente a seconda delle, ecco, un certo Bartolini che risale agli anni 80-90, con la Polisportiva Policiano, insomma, ecco. Poi vediamo anche te, Moreno, qui che con i guanti addirittura. Io l'ho detto, infatti, maglia, maniche lunghe e guanti, perché effettivamente non era una mattinata abbastanza fredda, ma non ero solo con le maniche lunghe. Sì. Ecco, direi che comunque sia un percorso che ormai ha preso piede, insomma, ecco. Poi gli organizzatori, ecco, intanto vediamo Scioli. E qui siamo nella prima parte della salita, che ecco che vediamo la Checcaglini insieme anche all'altra atleta, diciamo, del settore femminile della Olympic Runner Lama, che sarebbe Rossi Benedetta, che si sono, diciamo, quasi accoppiati Marcati, fin dalle prime, sì, dalle prime battute, mentre dalla parte di testa la romagnola, la, diciamo, italo-rumena, via, diciamo, sì, della Nanu, effettivamente aveva un distacco notevole, quindi ha lasciato un pochino gli altri distanziati di almeno 2-3 minuti, insomma. Questo gli si addice molto alle caratteristiche sue fisiche, che cioè non è grandissima come atleta, però ecco, sulla salita è leggera, molto leggera, quindi gli si addiceva molto questo percorso. E qui andiamo proprio sulla testa della corsa, vediamo Brezzi, abbiamo visto Nivola e poi Verni. E poi vediamo anche qui Graziani, che era partito forte, ancora stenta un pochino a riprendere, a trovare diciamo le sue condizioni. Poi qui vediamo Vannuccini, Trippella, atleti, diciamo, che in questo tratto di percorso, vedete qui salire, si vede la salita, si vede Alessandra Netti leggermente in difficoltà, che poi dopo ovviamente con il passare dei chilometri riacquisisce una certa fiducia, sicurezza, insomma, sì, ecco. Anche perché una volta raggiunto il culmine, insomma, dopo diventa più scorrevole, insomma, sì, come percorso, sì. Cardelli, ecco, vediamo dietro.
Poi Banelli, ecco, quindi tutti gli atleti che qui veramente siamo nel momento forse più impegnativo del percorso, Sì, vediamo e le smorfie anche poi proprio di quando è sofferenza. quasi all'inizio deve ancora cercare di prendere la cadenza giusta per cercare di arrivare in cima senza sprecare tanto, oppure insomma di sprecare costante le energie. Ecco, qui intanto vediamo ragazzini, abbiamo visto del buono, poi vediamo anche Costali, insomma, quindi tutta gente che, ecco, diciamo anche Pastorini, un altro atleta che non demorde mai. Poi Rossi e dall'altra Rossi parte, Lorenzo, sì. sì, abbiamo visto poi Lazzarini, poi Bettacchini, insomma, ecco, Ciambiello che con questa prova è riuscito a mantenere la leadership del Grand Prix e addirittura proprio venerdì prossimo. Venerdì 3 maggio ad Decathlon verranno assegnate le maglie di leader del Grand Prix e poi ci sarà un buffet finale, quindi alle 8:30 Quindi non cenate e venite. presso il negozio proprio di Decathlon, Decathlon. centro Ecco, commerciale verso lì. comunicare la propria adesione al sottoscritto entro giovedì, quindi mi raccomando cercate di avvertirci in modo tale che possano predisporre un buffet adeguato a seconda delle persone che poi potranno esserci. Intanto vediamo Basile e la Nanu, che chiaramente era solitaria al comando per quanto riguarda proprio il settore femminile. Ovviamente a questa presentazione, a questa consegna, diciamo, delle maglie possono partecipare tutti coloro che hanno fatto parte del Grand Prix, quindi anche con le proprie famiglie Non è possono solo per gli venire. addetti, ma anche per gli atleti che partecipano tutte le domeniche alle Alle varie gare. gare, sì. Intanto qui vediamo proprio una panoramica dalla parte bassa, vediamo la Checcaglini che diciamo ha trovato un osso duro in questa occasione con questa atleta della, Invece ecco, la Volpi, la Liberatori. questa Rossi Benedetta della Olympic Run-Ram, una ragazza giovane, diciamo così, che Passato se. la Tomasun Monica, che mi sembra l'anno scorso ha vinto, quest'anno poi la Lucky Roberta, passato, ecco, la La Barneschi che ha Bandeschi. fatto un recupero direi provvidenziale perché effettivamente era rimasta molto molto attardata, poi Sì, dopo ma ne ha prese ultimamente fa le gare molto tutte accorte, molto remota, sì. accorte, sì. Parte piano e poi dopo recupera nella parte conclusiva, anche perché le gare sono abbastanza, diciamo, impegnative e lunghe, vediamo Nicoletta Sanarelli Ecco, nel qui c'è da frattempo. dire che queste gare qua su nella La Valtellina. Valtiberina, rispetto che da noi ci sono tantissime donne, qui proprio c'è, ma tante, tante, tante donne, da noi quando sono 30 donne sono già parecchie, qui ce ne sono tantissime. Probabilmente è l'area buona del Casentino No, ci sono le società che che. Sì. gareggiano da quelle parti e non vengono da noi, però ecco, qui ce ne sono tantissime donne. E qui vedete proprio ancora il percorso, ancora un tratto particolarmente tosto, impegnativo, quello che portava poi a costeggiare il lago di Montedoglio, che adesso, ecco, qui nella fase un po' in discesa, vediamo Basile, Salvatore, poi No, Mazzarelli, caporali. Caporali, sì, che vanno in discesa, ecco, ancora lì Refi, poi via via stanno. Ecco, qui si comincia poi un po' a discendere, quindi un po' a riprendere fiato, ecco, in questa fase. Anche qui, quel saliscendi che però mette un po' alla prova le condizioni dei concorrenti. Questa è la prima discesa, guarda, la prima discesa dopo la salita, c'è questa discesa qui che poi dopo risale ancora, cioè per qualche chilometro sali scendi per arrivare gli ultimi 2 chilometri che sono in falso piano Proprio, sì, in quasi discesa completa, sì. E ecco qui intanto vediamo anche molti camminatori, la giornata un pochino fredda, come dicevi te, corsa. No, guarda, quelli sono qualche vestiti chicco di di, diciamo, pioggia. pioggia, sì, effettivamente è un pochino ostacolare. Vediamo qui, noi eravamo con un quad per riprendere la corsa, quindi un pochino di pioggia ci ha un pochino dato fastidio, ma leggero. E qui, ecco, vediamo la testa della corsa, i due atleti che sono Vergni e Niola, che chiaramente hanno condotto la gara al comando tutti e due Sono senza. tutti e due atleti esperti, ormai Sì. sanno e gareggiano da molto tempo. Cioè, Nicola sicuramente era più adatto a lui il percorso nella prima parte, nella seconda parte era più adatto a Vergni. Esatto, qui vediamo ancora una fase, diciamo, di salita, forse una delle ultime salite prima di scendere giù, di andare giù in picchiata. Forse in questo caso può darsi che.
Niola poteva attaccare più Vergni, anche se Vergni ormai è più abituato anche a questi falsi piani, vedete che stanno prendendo una forma di recupero che però poi alla fine va più a vantaggio di Vergni, perché essendo un po' più uno specialista anche sulla pista, ha fatto anche pista, sì, e quindi è più adatto. Direi una grande prova anche per Brezzi, anche Brezzi, sì. Che lui, anche lui è un altro specialista di queste gare, così, soprattutto queste un gare un pochino più lunghe, però più lunghe, sì. Però sicuramente anche questa era giusta. E qui vediamo anche Annetti, che effettivamente se un pochino ha recuperato in questa fase di percorso, però dietro tosti anche gli altri, quindi avevamo anche Giuliani, vedete dietro, poi Vannuccini. Vannuccini che sta recuperando dopo un periodo, diciamo, di inattività, è partito un po' tardi, primi mesi dell'anno, adesso sta riprendendo. E qui al traguardo vediamo che Berni Lorenzo della Tiferno Runner, che vince con 42.09, alle sue spalle, staccato di una quindicina di secondi neanche per Niola, proprio nel finale, diciamo, la spinta di Vergni è stata superiore. Poi al terzo posto, volata per Morini Federico della Tiferno Runner, su Trippella Giovanni della Atletica Umbertide. Poi vediamo al quinto posto Brezzi Daniele della Team Panichi, e poi al settimo posto, per i due portacolori della Polisportiva Pruciano, Annetti Alessandro e Vannuccini Francesco. Eccolo qui, Annetti e Vannuccini. Poi all'ottavo posto per Giuliani Luca della Olimpica Grande Lama, e al nono posto Luca Banelli della Podistica Il Campino, mentre il decimo posto è per Niccolò Bandini della Filiran Team, e poi undicesimo per Cardelli, poi Rosi Luca, Graziano Emanuele, sta arrivando Burzicchi, Bettarelli adesso, eccetera. E quindi ecco qui vediamo proprio la Bettacchini, è arrivato Bettacchini, sì, quindi poi c'è, e vediamo l'arrivo della Nanu Ana con l'atleta dei compagni Sky, poi la seconda concorrente che abbiamo detto, Rossi Benedetta, e poi la terza classificata, che eccola, dovrebbe arrivare fra non molto. Vediamo ancora altri arrivi, Alfieri, poi Marraghini, e poi vediamo la terza classificata, che dovrebbe essere la Barneschi Francesca, che proprio nel finale ha superato addirittura anche la Checcaglini, che era insieme alla Rossi. Quindi veramente un grande risultato anche per la Barneschi, che proprio nel finale ha fatto un grande recupero. Quindi direi tutto sommato un bel risultato, una gara che poi è stata preceduta anche dalle gare del settore giovanile. Direi una competizione che oramai ha preso piede, e quindi sarà, diciamo, un altro importante appuntamento per il. E adesso siamo passati invece alla Parco Corsa, vediamo qui il vincitore dello scorso anno, Graziano Emanuele. Graziano lo scorso anno era, in questo momento era al massimo, sì, era bene. Quindi poi dopo un'allergia lo tolse un po' dalla circolazione, poi nel finale della stagione è ripartito un'altra volta. Ecco, qui siamo proprio nelle fasi preliminari della Parco Corsa, direi una giornata che si preannunciava un pochino triste dal vento, cioè, poi invece è stata una giornata fantastica, direi spettacolare da un punto di vista anche meteorologico, ma direi anche dei colori che hanno accompagnato un po' questa competizione, che oramai è diventata un'abitué delle lunedì Pasquetta. Addirittura quest'anno anche con la corsa, con la Run for Parkinson, diciamo, era stata proprio indetta anche per sostenere questa associazione parkinsoniana di Arezzo, alla quale sono stati devoluti 550 euro da parte della Polisportiva di Policiano, grazie anche alle iscrizioni degli atleti che hanno preso parte alla competizione. Vedete tanti partecipanti, 400 atleta, direi, complessivamente, tanti camminatori, sì, ma anche tanti agonisti. Anche non competitivi tanti c'erano. Esatto. E qui vediamo proprio la bellezza di questa gara, quindi vediamo questi girigogoli fatti all'interno del parco, che sicuramente hanno dato spettacolarità alla competizione. Effettivamente il parco del Pionta, per fare queste gare, cioè per fare le gare podistiche, è eccezionale, è uno spettacolo, è bellissimo, è soltanto vedere questa, sì, conformazione, queste
queste girivolte che ci sono nel percorso, che veramente danno una sensazione di bellezza, proprio di spettacolarità. Vedete proprio la lunga schiera di concorrenti che possono in tranquillità correre all'interno del parco, e effettivamente quest'anno, a detta anche proprio dei protagonisti, è stata una gara particolarmente impegnativa, dura, perché questi saliscendi iniziali, nella quale abbiamo cercato di realizzare 3-4 chilometri, la maggior parte del percorso poterlo realizzare qui nel parco sarebbe bellissimo. Sarebbe soltanto è impossibile però qui sarebbe, si potrebbe ricavare, però il problema è che bisogna lavorarci troppo, e quindi comunque è uno spettacolo, direi, anche da questo punto di vista, perché effettivamente mette un po' dura prova un po' anche gli atleti, le caratteristiche tecniche del tracciato, quindi insomma veramente una cosa che è riuscita benissimo, direi, anche per l'associazione Parkinsoniani, che era la prima esperienza, è stata una cosa veramente bella, positiva. Poi tante, c'è da dire che ecco, l'associazione ha fornito un ristoro con pizza, insomma c'era, no, veramente direi grande è stata questa partecipazione, e anche la collaborazione che hanno messo anche l'azienda ospedaliera, che ha messo a disposizione proprio il CRAL questi ristori, poi alcuni che hanno dato anche delle premiazioni, insomma ecco, Vestri che ha dato le uova per tutti i partecipanti, diciamo giovanili, ma anche per gli adulti, quindi insomma, veramente è stata una serata. E qui un altro scenario, direi, particolarmente suggestivo, quello di questo viale alberato che compone la scenografia del Parco del Pionta, insomma, ecco, quindi peccato che qui se passassero tutti insieme sarebbe molto più bello, sono già un po' staccati, quindi si vede, bello così, meglio così, perché sennò non si passerebbe, no, ma in fila proprio, dicevo, qui sì, adesso sì, sono sì, i gruppetti, sicuramente fra poco saranno tutti in fila. È molto più bello quando si vede tutto il gruppo unito che vedere gruppetti così. Però questa qui è una corsa che la nostra idea sarebbe quella di realizzarla in notturna, visto che ci sono le luci, e perché no? Non è detto che entro la fine dell'anno si possa fare nel periodo estivo una corsa proprio su questo parco in notturna. Sarebbe veramente spettacolare, come vedete qui anche questa presenza. E poi sono convinto che l'attrazione del Parco del Pionta, che se ne dica, è un'attrazione importante in cui, se venissero realizzate queste cose qui, ci sarebbe tanta partecipazione. Intanto vediamo la Munich, che vinse lo scorso anno, quest'anno si è ripresentata, no, che arrivò seconda l'anno scorso, si è ripresentata quest'anno. Poi la Barneschi, anche lei un pochino in ritardo, come avete visto inizialmente, poi dopo anche lei cambia un pochino mentalità, insomma, modo di fare. Ecco, qui vediamo proprio i ritmi abbastanza sostenuti, perché qui siamo già al secondo passaggio, quindi vedere un pochino come è la situazione. E quindi ci sono poi quei saliscendi che effettivamente la selezione viene fatta subito, perché la partenza è in salita, poi c'è la discesa, salita, discesa, quindi qui è un continuo, sì. E devo ringraziare anche, ecco, la Polizia Municipale, che in questo caso veramente ha fatto un lavoro egregio, insieme ai volontari anche della Polisportiva Policiano, della Croce Bianca. Croce Bianca di Ricutino, che ha messo a disposizione, esatto, anche alcune persone. C'è stata veramente una sinergia funzionale che ha permesso a tutti di fare le cose per bene. Quindi intanto vediamo con un'altra divagazione proprio sul parco, e abbiamo visto proprio già subito che Tartaglini insieme a Nette e Vannuccini sono andati diciamo a tirare la gara. Vedete qui proprio questi concorrenti sono partiti anche la categoria oro, che facevano diciamo 1,5 km meno probabilmente della gara, però ecco, hanno dato la possibilità di poter gareggiare tutti insieme in maniera funzionale, e quindi direi che è andata tutto bene, è andata via. Sì, sicuramente vedi qui sono partiti quegli anziani, si vede la differenza di passo che c'è fra i primi e gli ultimi e quest'altro, e niente, qui siamo nella seconda parte, nella salita più bassa che faremo nel finale, insomma, esatto, che è una parte, una divagazione iniziale, che poi dopo ci permetterà di divagare, di uscire fuori dal parco per andare a raggiungere il parco delle villa del Parco Ducci, dopo il Prato, Villa Severi e diciamo Parco Giotto, e poi di nuovo all'arrivo. Sì, sicuramente la maggior parte della corsa viene vissuta qui nel Parco del Pionta,
è quello che fa la selezione più ma di tutto. Sicuramente è quello anche più bello, insomma, quello più grande anche. Ora si stava pensando addirittura che l'anno prossimo di farlo in senso quasi contrario, di fare la partenza quasi più diretta, andare nei parchi e poi fare delle divagazioni finali, se questo ci permetterà di farlo. Intanto vediamo qui anche l'atleta della Romanelli sul Biano Marathon, che è andata molto forte, quindi predice anche lei questi percorsi impegnativi. Ecco, qui intanto vediamo proprio qua nella salita, poi dopo seguiremo la corsa, intanto Prozzo Antonio, Volpi Francesca, che è leader del Grand Prix, anche lei, quindi venerdì 3 maggio, ricordiamo, quindi a Decathlon verranno assegnate le maglie di leader degli otto delle varie categorie, più il primo assoluto e la prima assoluta. Mentre per il settore giovanile ancora sono indietro con le gare, quindi non verranno assegnate le maglie di leader, verranno assegnate successivamente. Dicevamo che queste maglie già si sono un pochino modificate con la gara che c'è stata, diciamo, in occasione della Parco Corsa, che era già l'undicesima competizione, e quindi già qui c'è stato lo scavalcamento di Alessandro Annetti nei confronti di Ciambriello. Però la gara è ancora molto lunga, ce ne sono tante, fra l'altro dobbiamo serve anche la costanza di gareggiare. Ricordiamo che saranno inserite due nuove gare del Grand Prix ad agosto, e ci sarà la Corrilerchi il 22 di agosto, mentre il 29 o il 30 di agosto invece sarà la Bistecca Running a Badia Alpino, quindi un'altra gara di 10 km che sarà una novità, questa Bistecca Running, in occasione proprio della sagra della Bistecca di Badia Alpino. E intanto che vediamo proprio i concorrenti che stanno proseguendo nella loro impresa, nella loro salita, questi saliscendi che poi... Sì, che poi viene la discesa, viene, capito? Quindi trovi subito la salita, ecco la Liverani questa. Liverani, sì, Patrizia, insieme a Lachi, che anche lui, il marito, che era protagonista nella categoria dei veterani, anche questa è una gara tosta, che poi alla fine... È una categoria che è molto... Quest'anno, molto sì, quest'anno addirittura Nottolini ha dovuto soccombere su Stocchi, insomma, ecco, in questa Stocchi categoria. È il primo anno qui, però Stocchi è ancora... È andato forte, è andato fortissimo. È andato forte, perché poi, tra l'altro, anche in senso assoluto. In senso assoluto, insomma, è andato abbastanza forte, insomma, ecco. Ecco, qui siamo nella parte... È andato decimo assoluto. Non assoluto. Ecco, qui un altro tratto del percorso molto bello, direi. Qui stiamo risalendo dalle retrovie e andiamo a recuperare i concorrenti facendo proprio tutto il tratto del percorso, mentre questi qui, ecco, sono gli atleti che stanno transitando per la seconda volta, e c'è rimasto Tartaglini insieme a Cristian Taras, protagonista lo scorso anno anche lui, e poi Taos Zaccaria. Quindi questi tre atleti che hanno preso un certo vantaggio nei confronti di Alessandro Annetti, Vannuccini e Graziani, i tre della Polisportiva Policiano, che inseguono a breve distanza. E poi c'è Mori insieme a Banelli, ancora più distaccati, poi Stocchi, ecco, qui vediamo proprio, e qui c'è il gruppo che, diciamo, costeggia, ecco, segue diciamo il gruppo di testa, sempre molto molto agguerriti. Ecco, qui vediamo intanto arrivare anche Smacchia Luca, abbiamo visto fra i protagonisti della Fidiran Team, poi Pastorini, Anzano, Nottolini. Ecco qui intanto Bettarelli. Eccoli qua. Lachi. E poi che vediamo anche Lombardi nella categoria oro, che poi andrà a vincere. Anche lui parte piano e poi dopo... E qui poi vediamo, abbiamo visto ancora anche l'atleta Donnini e Di Maro, che poi Tognalini, che è andato forte anche lui nella categoria dei veterani, addirittura è arrivato terzo. C'è da dire che qui scambiarono il pettorale, sì, e sono stati classificati. Sì, dopo c'è stato correttamente Borgogni che ha detto, dice, non sono arrivato io, mentre qui intanto vediamo la protagonista assoluta, direi, sì, grande performance per Canuto Elena. Esatto, dell'Atletica Castello, atleta pro aretina, che corre per i colori di Firenze, però molto forte, si sta preparando molto anche per le corse in montagna. Ha fatto le buone campestre, quest'anno è sempre stata fra le prime classificate in Toscana nelle gare che contavano. E poi per il secondo posto, qui la lotta serratissima fra la Bellardinelli e la Varneschi, quindi anche qui se la giocavano queste due atlete, che insomma, quindi l'otto e la Romanelli. Quindi
c'erano tre atlete nello spazio di poco diciamo margine per combattere, per potersi contendere la, diciamo, la primazia di Svan in questa gara. Quindi intanto vediamo Volpi, poi Barneschi, anche questa volta partita sempre un pochino dietro, poi la Volpi ancora. Volpi era maschio, Volpi Roberto. No, e diciamo, poi c'era Volpi Francesca. Volpi Francesca, sì. Che non sono parenti, uno abita a Siena, uno abita a San Sepolcro. Eccoli qua, poi Monichi, Marcella. Sì, sì. E qui escono fuori dal Parco del Pionta per poi raggiungere il Parco Ducci. Qui vediamo anche i liberatori, veramente. Quindi è stata una gara da un punto di vista anche qualitativo, anche l'Achi. Anche quella femminile è stata una gara forte, abbastanza. Sì. Tanto vediamo i Sandroni, poi abbiamo visto. Ecco qui gli atleti che stanno proseguendo, andando per il sottopasso del Baldaccio. Ecco qui vediamo che dell'Altino Pietro anche abbiamo visto. E qui ecco ancora qualche altra immagine proprio prima di entrare sotto il sottopasso della ferrovia, che poi li mette direttamente nel parco del Parco Ducci, quello dei Carabinieri. Per poi proseguire, intanto vediamo Gennai in questa frangente, poi vediamo ancora Bove Antonella, Cioncolini, ecco via via si susseguono, ma direi, ecco poi Monnanni e Casi, Marzi anche che seguono, direi una gara che tutto sommato, intanto abbiamo visto anche Boncompagni, poi la Collini, una gara che viene apprezzata, cioè al di là che sia una giornata un po' particolare, sì, perché anche per l'organizzazione diventa difficile perché avendo il giorno di Pasqua, però per molti veramente è un'occasione per poter correre. E qui vediamo un'altra bella inquadratura del parco di Villa Ducci, del Parco Ducci, e anche qui ovviamente gli alberi cominciavano a fiorire, ma direi grande spettacolo, ecco, in ambienti dove traffico zero, in questo caso qui, ma anche nei tratti di trasferimento. No, anche l'altro non c'è stata confusione come c'è stata qualche altra volta. Certo. Gare più grosse, però ecco, anche perché... Il tratto qui, poi lunedì, sì, di Pasquetta. Pasquetta anche, c'era poco traffico, poi... Ecco, la chiusura era breve, tempo proprio. Ecco, vediamo Agnuzzi. E qui entriamo nel piccolo parchettino che costeggia, diciamo, la sede provinciale della WISP, e poi qui via Marco Peregno che porta alle mura, sotto le mura, quindi dietro le mura. C'era da dire che questo tratto era proprio chiuso al traffico. Qui ha fatto un lavoro fantastico sia i volontari, ma anche la polizia municipale, che veramente ha adeguato. Se mette la transenna la polizia municipale, esatto, è molto più facile. Certo. Insomma, stare attenti che il traffico non è, e le macchine non entrano. No, ma poi i concorrenti corrono tranquillamente, possono stare, non dico che devono abusare di stare in mezzo alla strada, ma insomma possono correre tranquillamente. E qui li vediamo che stanno raggiungendo la zona del San Clemente. E qui comincia l'altra salita, forse quella più tosta. Sì, che è continua fino su alla fortezza, è continua la salita. Ecco, continua. Vediamo Rossi Valentina, atleta della Polisportiva Vissan Sepolcro. Poi via via, ecco, Ghezzi qui Moreno. Andiamo verso San Domenico, ovviamente qui diciamo il terreno molto movimentato, quindi questa a volte con la telecamera un pochino, ecco la Lacrimini, e qui ancora la parte della salita deve venire, perché poi c'è quella proprio di via Madonna Alta, che è quella che porta direttamente al prato. E qui vediamo Soldini, gli aveva preso un po' caldo. E Radicchi, ecco, grande pugile che non disdegna mai di queste competizioni, sempre. Ma sempre regione. Presente nelle gare. Sì. E qui vediamo anche Calabro. Eccola qua, Liberatori che comincia a risalire. Comunque è migliorata tantissimo anche la Liberatori, quest'anno ha fatto più gare. E qui siamo al Prato che effettivamente... Beh, direi un'altra zona splendida della città d'Arezzo. Sì. Addirittura ve la preannunciamo. Non lo diciamo ancora. Va bene, allora niente. Intanto vediamo Volpi, poi fino Prozzo. Non è sicuro al 100%, sì, meglio non dirlo. Benissimo. Poi vediamo qui ancora Marchetti. Ecco che ancora un'altra piccola salitella. Poi dopo quasi tutto, non dico in discesa, ma insomma quasi. E qui ecco la Volpi Francesca, che ha il tempo anche... Barneschi. Che ha ancora il sorriso nelle labbra, poi vediamo Scioli
Roberto insieme a Stefano Sinatti lì nella discesa che dal Prato porta, e quindi andremo a raggiungere poi il parco di Villa Severi, quest'anno utilizzato a pieno, insomma, sì, quindi ecco, se trovato diciamo l'opportunità, sì, per siamo riusciti ad aprire un cancello, quindi con cancello aperto viene anche meglio, è stato più funzionale, sì, insomma, ecco. Villa Severi sicuramente un pochino più faticoso, perché anche quel, sì, piccolo, è stato allungato di circa fra quello e quell'altro circa 800 metri. Perché poi intanto che vediamo anche Merli, poi ecco, e qui Merli che poi si fermerà, e cioè si ferma a un certo punto e poi riparte. E qui ecco vediamo la Belardinelli alla, diciamo, alla conquista della testa della corsa, o almeno a mantenere la seconda piazza nei confronti della della Canuto, che intanto Mannuccini qui ecco si gira proprio per i Cappuccini, l'altra piccola asperità, quindi è una Mannuccini, la Canuto che con un passo direi molto costante, continuo, imperterrita anche nelle sue azioni, cioè quei 150-200 metri di vantaggio che però sono determinati, quindi intanto Dognalini, poi vediamo Mazzarelli, Refi. E qui ecco questo rettilineo che porta al parco del Pion. Qui siamo già entrati nel parco di Villa Severi. E qui si sta uscendo invece. Esatto, qui Bettarelli, Donnini, eccoli qua che stanno qui. Intanto abbiamo anche il nostro Sisi. Ecco qui proprio la... Qui siamo, sì, all'intersezione via Anconetana, penso, siamo quasi nella zona di... Del Pantano, sì. Del Pantano, zona Pantano, qui vediamo Stocchi, ecco qui siamo nelle posizioni quali di testa, vediamo Mori e Vanelli che costeggiano, adesso dovranno entrare direttamente nella pista ciclabile, vediamo Graziani ancora sofferente, direi che ancora non è nelle condizioni migliori. Qui intanto vediamo Taos e Zaccaria che invece... direi ha fatto una buona gara, anche se, poi anche se poi nel finale cede al ritorno, diciamo, di Vannuccini e Graziani. Qui intanto vediamo Cristian Taras nella pista ciclabile, Alessandro Anetti che ha fatto un recupero direi importante, e qui Tartaglini Alessandro che molto, una corsa molto facile, era reduce dalla settimana precedente una mezza maratona a Verbania in cui ha fatto 2 ore 11, mentre l'altro atleta della Polisportiva Policiano, il Khalil Yassin, invece aveva fatto 1 ora 6 a Genova, e speech da Genova, ma sotto una pioggia importante, mentre ricordiamo, ecco, intanto siamo alle fasi finali della corsa, ma ricordiamo proprio Yassin e il Khalil che proprio domenica scorsa a Padova ha fatto il suo record 1:05:23 nella mezza maratona, direi un grande risultato con condizioni atmosferiche anche avverse. Lì, avverse, sì, quindi sicuramente sulle gambe ha la potenzialità, la forza di poter ottenere un grande risultato, ma già comincia a essere fra i più importanti anche d'Italia. Qui intanto vediamo ultime battute per Tartaglini, e qui al traguardo conclusivo Tartaglini va a vincere in 38:05, in 41:41 scusate, davanti e poi al secondo posto vediamo Alessandro Annetti che mantiene la sua seconda posizione, ma questo arrivo, anche questo in salita, insomma, sicuramente si sente, mette si a dura prova, 42:29, quindi quasi 30 secondi abbondanti di stacco. Sì, che poi l'ha staccato anche Taras, se l'avevamo lasciati che era abbastanza vicino, qui invece sembra che qualcosa qui 20 secondi nei confronti del terzo posto che è Cristian Taras. Poi a seguire Francesco Vannuccini, ecco qui vediamo l'arrivo anche di Alessandro Annetti, poi Cristian Taras che ormai ovviamente dietro non c'era nessuno, lui, davanti non ci arrivava. Stanco anche lui, sembra almeno. Poi. Però è sempre nella breccia, anche giovanissimo. Ultimamente ha fatto anche ottime prestazioni anche in pista. Andato forte, sì. Quindi li vedremo anche in occasione delle prossime gare, la Green Cup di Subiano di domenica 5 di maggio, una gara abbastanza, e poi, abbastanza impegnativa, perché ci sono quelle scale da fare due volte, poi la salita quando il giro finale, e poi la mezza maratona del Casentino del 1° maggio, quindi che chiaramente poi riproporremo tutto verso la metà di maggio, presentando anche la scalata al Castello e i campionati di società di atletica leggera. Intanto arriva Vannuccini Francesco, 43:42, 43:53 invece per Graziani Emanuele, poi a seguire l'altro compagno di squadra Zaccaria Taus che ha fatto 9:03
Il 25 aprile invece a Siena nei 3000, quindi anche lui chiaramente più dedicato quasi alla pista. Poi Mori, altro atleta che sta andando fortissimo, insieme anche a Banelli, altro atleta che va forte, insomma, quindi veramente è una lotta molto serrata. Tanto vediamo anche Stocchi, le ultime battute anche lui si gira, perché chiaramente controllare un po' come la situazione, però va a vincere la categoria dei veterani, quindi con grande spolvero, direi, anche nei confronti di Nottolini, che ce l'aveva quasi vicino, ma è... però l'ha superato nettamente. Ecco, direi l'atleta della... Cioè, dire che Nottolini Breckenfield è molto più vecchio di... Sì, la Breckenfield di Grosseto, però atleta molto forte. Questo anche è Nottolini. Fra l'altro del 62, mentre 69. Stocchi è del 69, quindi 7 anni vogliono dire. Insomma, ecco. Sì. Poi abbiamo visto Smacchi, poi Ragazzini, poi ancora dovrebbe essere Sisi. Al traguardo vediamo proprio in fondo a questo rettilineo conclusivo, qui vediamo Refi intanto, ecco, alternanza di arrivi, e poi anche per quanto riguarda, ecco, vediamo l'arrivo di Refi, fra non molto dovrebbe essere, ecco, vediamo la Elena Canuto dell'Atletica Castello, grande gara per lei, direi che ha fatto veramente un grande risultato, 49.04 per l'atleta della Atletica Castello. Al secondo posto ricordiamo che è giunta la Belardinelli Roberta della Filirant Team, 49.33. Che la vediamo adesso. Esatto. E al terzo posto la Daniela Romanelli, eccola qui, dovrebbe essere quindi al secondo posto per Roberta Belardinelli, che vinse lo scorso anno, mi sembra lei, sì, dovrebbe essere stata lei a aver vinto lo scorso anno, poi insieme a Filippo Chiolini, e poi il terzo posto per la Romanelli Daniela, che sognona, però è sempre presente e protagonista nelle varie competizioni. Ma no, quando corre c'è. Sì, no. Gareggia un po' meno rispetto a prima, però quando corre c'è. È molto forte, sì. E poi ecco, ci sono state anche, ecco, Tataria Fontane, che fra l'altro sarà uno dei leader del Grand Prix, quindi appannaggio proprio di Stefano Sinatti, che arriva dietro, poi arriva Giannini, ecco, via via si susseguono Orsini, Federici, ecco qui vediamo ancora questa salita finale tosta, e vediamo anche la Barneschi Francesca. Giacobbe questo, esatto. La Barneschi Francesca, vedete le ultime battute anche per lei. Però il sole sarà fatto. Bianchini che viene da Empoli, sì, con la figlia. Con la figliola, sì. Ecco, poi vediamo l'arrivo Landi. Di Scioli, Volpi, poi ancora Serboli. Ecco qui si arrivano, e dovrebbe arrivare anche la Barneschi Francesca. Eccola qui, ultime battute anche per lei. E poi al quinto posto invece, per quanto riguarda l'altra del settore femminile della battaglia runner di Anghiari, ma c'è la Volpi, sì. Sì, la Volpi dopo è arrivata quinta, è arrivata più indietro, sì. Poi c'era, ecco qui vediamo proprio l'arrivo della Monicchi Marcella. E insomma, tanti atleti, ecco, qui sono partiti già i ragazzi. Esatto, anche questa è stata una gara duroccia, perché poi è stato fatto un percorso giù basso, che veniamo già lì, Alessio della Polisportiva Chianciano, che è andata a vincere questa prova. Poi ecco, a seguire vedete i vari concorrenti, un po' di venticello, ma tutto sommato era quello che si prevedeva, no, la mattina stare, sì, è andata molto bene. Intanto Fakar Mohamed e poi Baldi vince il settore femminile e completa qui l'arrivo Refi Francesco. Ecco che intanto devono fare due giri di un tracciato più basso, poi salita, poi ritorno, so, quindi veramente tosta. E direi anche qui una cinquantina di concorrenti, sì. Attira sempre, insomma, ecco, l'uova Vestri attira sempre. C'è da dire che si è sparsa la voce. L'asilo di Ricutino hanno portato un po' di ragazzi, ecco. Tutti dell'asilo, sì, proprio, sì, perché sì. C'erano le uova, quindi sono state attratte a volte serve anche quello, serve. Certo. Intanto vediamo in fondo anche la Polizia Municipale, che come dicevamo la ringraziamo per la loro
collaborazione, ma soprattutto per aver fatto svolgere regolarmente senza difficoltà il percorso della gara. Qui intanto vediamo Nocciolini che precede l'arrivo dei vari atleti delle varie categorie. Vediamo che Beccattini in campo femminile, mi sembra Falini in campo maschile, che hanno vinto questa gara. Poi via via si susseguono un po' gli arrivi e ovviamente siamo andati da quelli più grandicelli a quelli più piccoli per dare più sensibilità soprattutto alle fasce più giovanili. Qui vediamo che questi facevano 150 metri, poco più, però guarda che grinta fino in fondo, insomma, ecco. Intanto questi che stanno due fratelli gemelli sono di Policiano, si chiamano Duchi, che fanno, sono quelli dell'asilo. Ecco, qui vediamo ancora altri ragazzini, vedete, guarda come si costeggiano addirittura per fermarli, diventa proprio quasi impossibile, bisogna... E qui vediamo a livello anche femminile l'arrivo anche di Severi Clara, poi dopo ancora altre bambine che giungono a conclusione di questa gara. Ecco, vedete, va un gruppetto proprio di amici, di amiche anche, che arrivano all'altra guardia. E qui il grande finale con quell'ottimo ristoro e ottima premiazione. Qui intanto vediamo la Viti Cinzia, che fa parte del Parkinsoniani di Arezzo, insieme a Alba, le due diciamo responsabili del settore. Intanto vediamo che ogni primo di categoria cesto più uova di Pasqua vestri e ovviamente prodotti alimentari. Direi che non si è lamentato nessuno, anzi probabilmente hanno ricevuto una premiazione che forse molti non si aspettavano, insomma, anche per questo aspetto qui. Quindi diciamo va in soffitta anche la Parco Corsa edizione numero 19, è nata nel 2000, quindi l'anno prossimo sarà il ventennale, speriamo di poter fare un bel risultato anche l'anno prossimo. Con questo l'appuntamento è fra 15 giorni con la corsa, la mezza maratona del Casentino e la Green Cup di Subiano.